Amici, bentornati sul canale di Nomi da Gigli, la preparazione autosportiva. Avete una Nissan 370Z, che è già una macchina particolare, la volete far diventare ancora più particolare. Venite con noi a vedere il video, vedete un attimo cosa abbiamo fatto. Nel frattempo cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Sigla! Ecco amici, abbiamo in officina questa Nissan 370Z, una macchina veramente particolare, ma direi che nello specifico, cioè parlando di questa macchina, è una macchina ancora più particolare rispetto al solito. Sono macchine, diciamo, uniche nel loro genere. Giusto due dati per dare due informazioni: è un 3007 V6 ed è stata prodotta dal 2015 al Dinamoidi. È un 128 cavalli di piedi, quindi notevole come cavalleria, come punto di coppia massima 7000 giri e 360, più di 360 newton di coppia. È un trazione posteriore, quindi devo dire ancora una macchina di vecchia scuola con trazione posteriore. Dati caratteristici sono 0-100 in 5,3 secondi e velocità autolimitata 250 km all'ora. Quindi, come dicevo, questa è una macchina veramente già di base molto particolare. Il cliente l'ha comprata, così come la vedete, l'ha comprata già fatta, quindi non ci fregiamo di aver fatto degli interventi particolari, perché la macchina è entrata così, devo dire, ed era vista, ve la facciamo vedere per quello che è, diciamo, la sua interezza, perché è veramente una macchina notevole dal punto di vista estetico. Quindi colore particolare è un bianco perla con queste finiture in rosso, diciamo, rosso scuro, che si riprendono sia sulle righe su tutta la carrozzeria, che per quanto riguarda il baffo anteriore, che ovviamente è stato verniciato, gli specchietti laterali, gli inserti delle minigonne, quindi molto delicato, un filettino rosso che denota appunto la, dire, la qualità del lavoro che è stato fatto, più che la parte dell'estrattore posteriore. Qua abbiamo l'uridio che praticamente partono dal cofano e vi dicono qua che l'applicazione è stata fatta in maniera impeccabile. È stato montato questo spoiler dell'anismo, notevole come sia applicazione che come completamente estetico, veramente va, segue perfettamente la carrozzeria, veramente una carrozzeria eccezionale. Vi facciamo vedere a tutti i termini, perché merita di essere. Quindi veramente spettacolari gli interni. Il sound è derivato appunto da un impianto di scarico completamente in acciaio inox, semi silenziato, perché è stata tolta la parte centrale e sulla parte posteriore è stato modificato il terminale mettendone uno sportivo di dimensioni più piccole. Adesso Da un passetto sportivo che svolge HR, quindi è stata passata di circa 20 mm rispetto all'originale. Gli ammortizzatori in questo caso anche loro sono stati modificati. Ecco, l'unica cosa che rimane ancora di serie è il motivo per il quale il cliente ci ha chiesto, se vedete, lo potete vedere anche da qua, il disco crea una specie di, si dice, di schiena d'asino, cioè è stato incavato all'interno, perché probabilmente il cliente ha comprato la macchina usata perfetta. Ci ha chiesto di fare un controllo su tutta la vettura, i dischi, come dicevo, la macchina è stata, diciamo, acquistata, usata dal cliente, però perfetta. L'unica, diciamo,
l'abito dove chi gliel'ha venduta, quindi il cliente era perfettamente a conoscenza, era la sistemazione dell'impianto frenante. Quindi, come dicevo prima, si vede che appunto non è in condizioni pessime, però è abbastanza scalinato e diciamo è stato consumato in maniera diciamo corretta, perché si vede che appunto questa macchina qua è stata usata per quello che deve essere la caratteristica della macchina anche a livello sportivo, quindi giustamente il disco si è consumato in maniera omogenea, ma comunque si è consumato. Quindi l'intervento che cerchesse di fare al cliente sostanzialmente è prima di tutto sull'impianto frenante, quindi verranno cambiati dischi e pastiglie con dei componenti delle ABC temperati per sopportare una temperatura maggiore. Quindi le pastiglie, utilizzeremo pastiglie a mescola gialla, e per quanto riguarda i dischi, stesso diametro, non andiamo a toccare le pinze, quindi saranno dischi puntati e baffati, sempre delle ABC. In questo caso il cliente ci ha chiesto se riusciamo a trovarli, devono ancora verificare, di cambiare anche le tubazioni, quindi cambieremo anche le tubazioni in maglie metalliche. E poi l'ultimo intervento, quello che ci ha chiesto già in un controllo generale a livello meccanico, a livello sia di assetto, quindi già per tornare che l'abbiamo già disegnato, sia a livello di motore, ci ha chiesto di provarla e verificare che la macchina è in maniera regolare, che non abbia nessun tipo di problema. Vista la parte esterna, abbiamo già controllato anche sotto la macchina è assolutamente perfetta, quindi direi che chi l'ha usata precedentemente e anche chi l'ha acquistata adesso sicuramente l'hanno trattata molto bene, già era trattata altrettanto bene da chi l'acquisterà. Io direi che anche per questa Nissan R70Z è tutto, per qualunque informazione ci contattate in negozio allo 0273 83175, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale prima, ne sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!